però. Buonasera mister. Buonasera a voi. Avete dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che siete una squadra viva. Sì, siamo una squadra viva e abbiamo fatto una buona gara, come altre volte. Abbiamo sbagliato in questo girone di ritorno anche a causa anche di molti infortuni. Abbiamo passato 2 mesi veramente brutti, dove si è anche rotto il rapporto con la piazza. E ho visto il calore dei tifosi del Messina e sono rimasto veramente colpito, nel senso che le squadre che lottano per un obiettivo come quello nostro, quello del Messina, devono essere sostenute. Complimenti veramente ai supporter del Messina. Ecco, tornando un attimo alla partita, nel primo tempo quanto vi ha avvantaggiato l'atteggiamento del Messina, il giro palla lento dei vostri avversari? Beh, ci ha avvantaggiato, nel senso che noi volevamo fare una partita attaccando la profondità alle spalle dei due difensori centrali e su una di queste azioni abbiamo fatto gol. Poi non siamo stati, il Messina è stato bravo soprattutto nel secondo tempo a venire fuori, soprattutto a caricare proprio a testa bassa, anche con giocate individuali importanti. Ha preso un palo con Corona, una traversa da Monte mi sembra, sul calcio d'angolo, e poi c'è stato questo errore difensivo di Sirignano che ha un po', insomma, errore difensivo, voleva rinviare la palla, l'ha presa male e quindi di conseguenza il pareggio. Poi credo che comunque 10 minuti alla fine le squadre erano molto stanche tutte e due, è il primo caldo stagionale, ci può stare che i ritmi si siano abbassati di molto. A togliervi le castagne dal fuoco ci pensa spesso Infantino, che nel mercato invernale era stato corteggiato a lungo anche dal Messina. Come l'avete convinto poi a venire ad Ischia? Infantino è uno di quei giocatori che ci sta dando una grossa mano e l'abbiamo convinto perché lui stava leggendo L'Alchimista di Paolo Coelho e io gli ho mandato una frase dell'Alchimista di Paolo Coelho e quindi ha detto: Dio, era il messaggio dell'universo, qui devo andare a Ischia, ed è venuto. La realtà è questa. Accennava prima alla contestazione che c'è stata in... vero, ridete, ma è così, giuro. Accennava prima alla contestazione che c'è stata a Ischia. Venite però da 6 risultati utili consecutivi, quindi come mai c'è questo tipo di distacco con la piazza? Non vorrei più commentare questa cosa, c'è un distacco con la piazza, ma voglio dire, sono problemi loro, nel senso che la contestazione riguarda me e un altro calciatore soltanto, quindi loro si sono accaniti contro questo calciatore. Io ho preso le difese in maniera molto dura in sala stampa domenica e quindi niente, le contestazioni riguardano soltanto in questo momento, perché poi nell'arco dell'anno hanno riguardato un po' tutti. In questo momento riguardano soltanto me e un calciatore dell'Ischia e gli altri non sono oggetto di contestazione. Mister, durante il primo tempo appunto ho avuto tutti i tifosi dell'Ischia che sono venuti qua a Messina piazzati dietro la panchina soltanto a contestare piuttosto che tifare, cioè è una situazione abbastanza assurda. Beh, e ho visto anche che ha risposto loro, che cosa gli ha detto? No, io solo ho detto contestate me ma incitate la squadra e loro, voglio dire, giudicatela voi, cioè la giudicassero le immagini, giudicatela voi. Una squadra che viene da 6-7 risultati utili consecutivi, che vuol dire non perde a pareggiato con Casertana, Juve Stabia e a Messina, è stata raggiunta soltanto nei minuti finali dalla Lupa Roma in casa al 93esimo su un episodio veramente strano. È una squadra, insomma, che secondo me sta facendo bene e niente, se da altre parti forse venivamo, non so, comunque non mi va proprio più di commentare questa cosa, anche perché la feroce contestazione di martedì è stata molto, diciamo, molto brutta da un punto di vista proprio umano e
con l'intervento delle forze dell'ordine, quindi si sono portati degli strascichi dietro. In questo momento, dove leggiamo che ieri i tifosi sono entrati in campo a Cagliari, questa notte a Varese hanno fatto un bordello, insomma un casino, scusate il... E credo che ci voglia un po' più di serenità e dobbiamo guardare un po' più al nord dell'Italia, dove non al nord Italia, al nord dell'Italia, parlo Inghilterra, Germania, dove e Francia, dove ho visto una partita Tolosa-Marsiglia 1-6 e i tifosi del Tolosa a fine partita tutti con le sciarpe a intonare cori verso i propri giocatori e verso la loro squadra. Il calcio è uno spettacolo e come tale deve essere visto. Da noi purtroppo è così, accettiamo, ma accettiamo le critiche costruttive. Quando poi diventano critiche distruttive, critiche personali, dove uno si deve andare in giro, non dico scortato, ma quasi diventa, non lo so, giudicate voi, insomma, poi avete visto gli episodi di oggi e siete in grado di giudicare. Mister, anche in virtù di tutta questa situazione a livello ambientale che non è appunto il massimo della serenità, come si prepara l'Ischia a questi play-out? Ma intanto noi siamo un gruppo molto coeso, siamo un gruppo molto unito, abbiamo il gruppo di lavoro è molto, molto forte tra di loro, quindi abbiamo fatto un quadrato e proprio ecco appunto. La fortuna è stata voler portare per forza dei giocatori di grossa fiducia, quale Massimo, Infantino, Millesi e altri ancora trovati come Schette, Ciotola, Mennella, Giordano, Ioime, insomma abbiamo tanti giocatori importanti di grossa fiducia, Alvino, Chiavazzo, Bruno, Armeno, quindi voglio dire abbiamo Finizio, abbiamo proprio un gruppo molto forte che non si lascia influenzare dalle critiche. Mister, buonasera, quale squadra non vorrebbe il Messina? Sì, Messina. È stato categorico, grazie. Ok, grazie a voi, buona domenica.